Paolo Villaggio. Lo vediamo con la Goggi in occasione dell'uscita del film Fantozzi va in pensione. Dall'incontro di due personalità così forti e così diverse nasce una simpatica atmosfera. Quello di Fantozzi va in pensione, sono riuscita ad andarla a vedere, è un bellissimo film, è inutile che tu ti metti qui a... È così, divertita tantissimo, mi davvero? È piaciuto molto. Ma scusa, Fantozzi va in pensione perché non ne fai più? No, assolutamente. Anzi, no. Fantozzi va in pensione perché in questa particolare avventura Fantozzi, dopo una intera vita di 34 anni di lavoro, sofferti, vomitati, nella ditta nella quale ha vissuto il suo inferno, finalmente arriva il gran giorno, finalmente comincia la felicità. Certo, va in pensione. Tutta la vita allora, a disposizione. Giornate meravigliose, svegliarsi le 6 del mattino, leggere il giornale a letto, e invece viene circondato da una leggera malinconia. E sente finalmente nostalgia del suo passato tragico. Incredibile. Quello purtroppo è un problema. Ma vero? Fantozzi ci somiglia. Lo sai che io dico spessissimo nelle interviste, cioè, ma lei se non avesse fatto mestiere che ha fatto, diciamo, cosa avrebbe fatto? E io Fantozzi. Perché è vero, io sono un'ottima esecutrice, piuttosto timidotta, complessa. Cioè, io sarei stata perfetta. Io potevo essere Fantozza. Sì, io penso ti giuro. Che tu abbia una grinta molto virile, molto maschile. Sì, la ritrovo, dottor Villaggio. Sì, io penso di sì. Sì, io penso di sì, penso che tu ce l'avresti fatta, qualunque cosa avresti fatto, anche la politica. No, ma lo stai dicendo perché è così? Lo sto facendo perché conosco animali di questo tipo. Senti, se tu non avessi fatto il mestiere che hai fatto, anche se l'hai deciso poi piuttosto in là. Sì, molto in là, 34 anni. Dunque, la mia vera vocazione... L'accompagnatore turistico. Sì. Perché? È una forma di generosità, cioè mi piacerebbe moltissimo, adesso che sto invecchiando, e sono già nonno, un nipote di 4 anni. No? Bello. Bello. Nipote, tutti i nipoti sono belli. Una volta è bello essere nonno ed essere giovane. Tu dici che sono giovane? Sì. Lo dici sul serio? Sì. Va bene. Sì. Grazie. Avrei preso lo scivolo, sei andato in pensione presto e sembri un nonno giovane. Beh, insomma, la mia vocazione è un tipo di generosità. Avrei fatto l'accompagnatore di gruppi turistici in posti che io amo. Per esempio, c'è un'isola nel Mediterraneo che è la Corsica, nella quale peraltro la conosci? Sì. Ecco, io vivo lì quando posso. Ah. Sì. A Bonifacio. Che sulla bello. Falese, sulla scogliera di Bonifacio, e mi piacerebbe di mestiere, pagato naturalmente. Beh, quello è il minimo, giustamente. Ma non tanto. Accompagnare gruppetti di 12 persone. Mm. Poche quindi, scelte anche magari con cura, con... un piccolo esamino. Sì, sì, un piccolo perché esamino. Che avere a che fare con che caratteristiche dovrebbero avere queste persone per poter... Non essere combattive come te? Io non so, ma io penso che tu sia combattuto. Ma perché dici io così? Io penso che brezza gestirti deve essere una cosa. Ah, pensavo che tu mi dicessi che meno male che io per combattere con lui. No, ma io penso che io invidio molto lui perché sono stato con te. Ma sinceramente deve. Ma sei sicuro che contro di me ha fatto questo? No? No, contro di te, no, deve essere delizioso stare con te. Però penso che tu sia una donna molto virile, molto uomo. Ora sotto Natale, la vera sorpresa è questa. Senti, e scrivere, Paolo, quanto scrivere ti piace? E che cosa ti dà in più del recitare? Dunque, in più mi dà i soldi. No, a parte i soldi, cioè i primi miei libri hanno avuto un successo incredibile, poi sotto la ricordo, hanno avuto milioni di copie, tradotti in Unione Sovietica, in Francia, eccetera. Scusate, lo devo dire, me lo domanda lei. No, è vero, ma te lo sto domandando, sì. Evushenko, il più grande scrittore vivente sovietico, mi ha paragonato a Gogol. Però, sì, davvero, mi convence. Insomma, condivido. E mi ha detto, non si preoccupi, mi ha detto, in russo, però c'era altro. Vai là giù, mi ha detto, non si preoccupi, lei sopravviverà alla sua morte, il suo personaggio anche. Quindi l'idea è che sulla lapide io ce l'ho già, Fantozzi, scritto. Sì. Ed è abbastanza confortante l'idea di poter sopravvivere alla morte, perché esorcizi così la paura di morire, perché in effetti la paura di morire è quella cosa lì, non essersi proprio più assolutamente, neppure nel ricordo della gente. Invece io mi auguro vivamente che fra quanto dici tu? Ma no, perché dobbiamo mettere un limite? Vabbè, io sono molto vanitoso. Vabbè, sì, perché io diciamo invece ho una natura molto femminile rispetto alla tua. Lo sai che saremmo una coppia perfetta? Perfetta, sì. Tu con le gonne, io con i baffi. Ma no, anche vestiti così. Anche vestiti così, direi. Senti, Paolo, di questa esperienza felliniana ne vuoi parlare? Il libro, no? Volevo dirti... Dai, volevo dirti, non hai finito di dirti. Il libro invece, all'inizio dell'estate,
la Mondadori, con un mio implacabile amico che saluto, che è Paolo Caruso, che spero in ascolto, uscirà un libro che si chiama Il giardino di Gerlando, ed è una storia ambientata negli anni, ahimè, negli anni 40 in Liguria. Io e mio fratello da piccolo non c'era un'autobiografia, piena di mare, non inquinato, di lucciole che non ci sono più. Questa è la prima parte del libro. E poi invece è quello che avverrà, cioè tutto il mio futuro, fino al giorno della mia morte, che purtroppo lo so già. Ne dobbiamo parlare per forza. Ragazzi, io ho fatto una, posso dirlo, una grossa sciocchezza. Sono andato a Houston, Texas, c'è un grande computer. Non fatelo, No, grande computer, è grande così. L'oroscopo da qualcosa. No, che oroscopo? Oddio. Niente oroscopo. No, 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 Alberti fa gli oroscopi. Dunque, rispondi a un questionario di almeno 400-500 domande. Ti domandano tutto, come vivi, come mangi. Praticamente devi fare una ventina di giorni lì. No. Io ho risposto in un'ora e mezza, perché sono veramente molto veloce. Metti tutti i dati nel computer. Beh. E dopo 22 secondi, bam, viene fuori con un'approssimazione quasi assoluta l'ora e la data della tua morte. Oh. Beh, ma è allucinante. Io lo so. Ma non è allucinante. Ma perché? È un vantaggio enorme. Ma tu perché l'hai fatto? Perché uno va a perché chiedere cosa che... Ma perché è una cosa molto affascinante. No. Lo so, prima di tutto sarò preparato. Dunque, purtroppo, io morirò la notte del Capodanno del 2000, prima, dico, anche l'aiella, 20 secondi prima di mezzanotte, stappando una bottiglia, beccato un tappo qua. Alla fantozzi. Sì, alla fantozzi. No, comunque la fortuna, sai perché? Perché in effetti, se io potessi esprimere un desiderio che spero realizzabile, è arrivare alla notte del Capodanno del 2000, che poi è l'inizio del terzo millennio, ragazzi, non è? Cambia, non cambia l'anno, cambia il millennio. Sì, cambia il millennio. Un attimo. E lo vorrei fare con mia moglie, io. Cioè, fino a meno 20. I miei due figli e mio nipote. E forse con qualche nipote che arriverà. Che bello, mi piacerebbe sì. moltissimo. Te lo auguriamo di tutto davvero? Cuore. Sì. E se non avviene? Sì. Se non avviene ce la prendiamo quella di Houston. Che non ho capito. Con senti, quella di Houston. Tanto successo, tanti in bocca al lupo, buone feste, un bacione senti, a Maura. Senti, posso dire una cosa? Sì. Non potresti portare Brezza al cinema, anche se è arrivato per terra, una volta, almeno a vedere... Ma tu mi vuoi rovinare? No, non ti voglio rovinare. Ah. Una sedia no, speciale. Ma io al cinema ci ho mandato con qualcun altro, diciamo la verità. Va bene. Scusa, è Natale anche per me, o no? Vabbè, vado via perché sennò conviene. Va bene, ciao a tutti. Baci. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie di essere stato qui. Fantozzi va in pensione. Ma non è vero, non per il pubblico.